Starebbe circolando una notizia su internet del fatto che le lavorazioni del reddito di cittadinanza sono previste tra il 24 e il 25. Quindi questo vorrebbe dire che ci sarebbe un cambio di date, ma in meglio ovviamente. E il pagamento del reddito di cittadinanza potrebbe arrivare in anticipo, quindi non dal 27, ma dal 26, che sarebbe venerdì. Inoltre l'orario di pagamento è tra le 13:30 e le 14:00, quindi magari non andate proprio la mattina a vedere se è arrivato qualcosa, perché come sapete la mattina le poste si occupano di altri tipi di lavori, quindi pacchi, raccomandate, eccetera, eccetera. Ve lo dico più che altro per evitare di fare delle code inutili per poi scoprire che magari non è arrivato proprio niente. Inoltre, in molti casi l'INPS, tornando all'anticipo del pagamento, ha optato per anticipare le ricariche perché il 27 di agosto, quindi di questo mese, è un sabato e gli uffici postali sono aperti solo la mattina, quindi sabato sono aperti solo la mattina. Inoltre, ricordatevi che le poste italiane, quindi non è un problema dell'INPS perché l'INPS il suo lavoro lo fa e lo ha fatto finora. Le poste hanno tempo fino all'ultimo giorno del mese per completare tutti i pagamenti, quindi andiamo avanti fino al 31 di agosto. Ma le novità del video non finiscono qui perché ci sono altre date che adesso vediamo. Abbiamo assegno unico su RDC riferito a luglio, le date sono tra il 27 e il 31 di agosto. Poi abbiamo assegno unico su RDC per tutti quanti gli arretrati a partire dal 29 di agosto. Come vi dico sempre, queste sono delle date calde, quindi se avete altri aggiornamenti, compreso anche l'anticipo delle ricariche di RDC, assegno unico, bonus, eccetera, eccetera, come sempre. Commentate qui sotto al video e teneteci aggiornati anche noi, nel senso che se avete altre date, vedete date, vi comunicano date, scrivete qua sotto e fatecelo sapere anche a noi. E come sempre, per altri aggiornamenti, solo sul mio canale di YouTube. Vi aspetto!